Ciao amici blucerchiati, bentornati, nuovo appuntamento con le pagelle, nuovo appuntamento con una sconfitta, sinceramente non ne posso più, sono 2 punti nelle ultime 6 partite, stavolta la prestazione c'è stata, soprattutto nel primo tempo, l'approccio tattico e mentale rispetto alla partita con il Milan è stato completamente diverso, soddisfacente nel primo tempo, alla fine però gli episodi, una gestione di gara in netto calo nel secondo tempo ci fanno commentare un'altra partita, un'altra trasferta da cui la Samp torna senza punti, la vince il Napoli. Andiamo a vedere come si sono comportati i nostri, partendo come sempre da Emi Daudero. Sufficienza, voto 6 per il portiere che nel primo tempo disinnesca il colpo di testa di Mertens. Nella ripresa viene bucato 2 volte, preso in controtempo dal colpo di testa di Petagna, che comunque mi sembrava molto secco e difficile da governare. Anche quello di Lozano è da distanza ravvicinata, è molto forte, quindi niente da fare per Audero che se non altro prova con la voce a comandare la difesa. Ferrari, terzino destro, oggi a sostituire Berezinski era l'accoppiamento, quello suo, con Insigne che più mi preoccupava alla vigilia della partita. In realtà Ferrari regge, fa un bellissimo primo tempo in cui aggredisce Insigne, cerca di non farsi puntare e quando Insigne lo punta tante volte Ferrari lo ferma. Appoggia come può in modo, diciamo, essenziale, basico. L'azione offensiva va un po' più in difficoltà nel secondo tempo, ma io salvo la prestazione del centrale modenese, così come salvo quasi tutta la difesa. Do 6 a Yoshida che nel primo tempo fa bella figura, anche lui pulito con gli anticipi, imposta l'azione da dietro e anche questo è quasi un inedito per la Samp che finalmente azzarda con un po' più di personalità una costruzione dal basso con Audero, con Yoshida e con Colley. Non cose trascendentali, ma è una soluzione che secondo me la Samp deve provare a sviluppare appunto anche in maniera così elementare per creare un diversivo, una soluzione in più al solito lancio lungo. In avanti, anche perché davanti non abbiamo dei fenomeni nel gioco aereo, eccezione fatta per Morten Thorsby. 6 quindi anche per Omar Colley, che rimane solido nel primo tempo con gli anticipi, con la copertura della profondità, andando a chiudere qualche spazio lasciato sul centro-sinistra alle sue spalle da Augello. Nel secondo tempo perde Petagna sul gol del 2-1, ma è anche vero che difendere sui cross dal fondo e dal fondo arrivava il traversone di Lozano. È molto molto difficile. Lato debole della difesa della Samp è il lato sinistro. Tommaso Augello, 5 purtroppo è responsabile in entrambi i gol. Nel primo è nella posizione giusta, ma Lozano di testa lo sovrasta e fisicamente lo sposta e arriva forte, feroce su quel cross che arrivava da Mertens. Nel secondo non si può far passare in quel modo Lozano sulla linea di fondo, il messicano poi mette dentro un cross perfetto. Per la testa di Petagna che realizza il gol dell'ex e il gol del 2-1 che ci fa perdere anche questa partita. Peccato perché Augello nel primo tempo, detto di qualche spiffero alle sue spalle, aveva controllato abbastanza bene Politano e aveva fatto quelle 2 o 3 giocate per cui tanto apprezziamo quando la Samp ha il pallone. Una gestione lucida, non banale, andandosene via in dribbling, quindi peccato. Antonio Candreva, voto 6. Solita partita dell'esterno romano con tanto fumo. Anche un po' di arrosto, in realtà è un 6 meno perché è protagonista dell'azione in cui Insigne gli ruba il pallone, Mertens crossa e Napoli pareggia con Lozano. Ci aspettavamo il fischio dell'arbitro, rivedendola non è un contatto così clamoroso, quindi ci sta che non venga fischiato fallo a favore della Samp su Candreva. Ekdal, 5 e mezzo, nel primo tempo mi è piaciuto. Perché ha trovato un po' di palloni da giocare, è entrato dentro la manovra nel cuore e quindi ha partecipato a un primo tempo positivo della Samp. Nel secondo è andato sott'acqua, come tutti. Tutti tranne Morten Thorsby, anche lui tra i pochi a salvarsi anche nel secondo tempo. Solita fisicità, un cartellino giallo che secondo me non ci stava, ma che gli costa l'ammonizione. Era in diffida e notizia molto grave: salterà il match in cui ci sarà tanta fisicità da mettere in campo contro il Verona di Ivan Juric. Jankto 6 segna un bel gol in cui è fortunato perché secondo me controlla Maluccio con il destro, la palla gli carambola sul ginocchio sinistro e prende la direzione giusta, dritta per farlo presentare davanti a Meret che fredda con un gran sinistro, poi alla lunga cala, il suo primo tempo è buono, è discreto nel palleggio, nel recupero, nel secondo tempo sparisce. E viene sostituito tardi, ci torneremo parlando di Mister Ranieri,
da Mikkel Damsgaard che entra e fa quello che può nel momento in cui la squadra ormai è sfidacciata, è lunga, le distanze sono molto ampie, c'è poco supporto alle sue azioni quando prova a partire palla al piede, semina solitamente uno o due avversari, ma poi non riesce a dare seguito a questo tipo di azione. Valerio Verre 6, emblematica la sua prestazione di tutta la partita della Samp, un primo tempo frizzante in cui trova l'apertura per Jankto che vale il gol del 1-0, poi forza una giocata su Quagliarella tentando il filtrante per il capitano anziché servire Candreva, alla lunga cala e viene sostituito da Ramirez che non riesce a incidere sulla partita, però non si fa mancare la solita ammonizione per nervosismo per una scaramuccia con Mario Rui e Insigne 5 e mezzo per Ramirez. Quagliarella 5 nel primo tempo partecipa, palleggia, difende un po' di palloni. Attacca anche la profondità, tante volte allunga la difesa del Napoli, ma secondo me è un errore quello della Samp di tentare di servire questi scatti di Quagliarella che non potrà mai battere in questo fondamentale, in questa specialità, due mostri come Koulibaly e Manolas. Quindi 5 anche per Fabio Quagliarella che evidentemente ci teneva tanto a segnare, visto la cornice, il contesto, la situazione, la prima partita in Serie A allo stadio Maradona. Non ci riesce e non viene sostituito né da Gabbiadini che era in panchina ma evidentemente non pronto né da Nino Lagumine. Quindi qui arriviamo al 5 anche a Mister Ranieri che fa partire una buona Samp. Il primo tempo è uno dei migliori che abbiamo visto al cospetto anche di cotanto avversario seppur era un Napoli reduce dalle fatiche di Coppa di 3 giorni prima, ma è un Napoli che ha tante soluzioni e lo ha dimostrato con i cambi di Gattuso che all'intervallo ha cambiato la partita. Ranieri non ha tutte queste soluzioni, ma alla fine mette Damsgaard, Tardi e Ramirez. La partita non la cambia, adesso la classifica inizia a preoccupare. Ci sono 3 partite da qui alla sosta. Fondamentale fare punti a Verona per poi arrivare non con l'acqua alla gola allo scontro di Marassi di sabato con il Crotone prima di chiudere l'anno contro il Sassuolo. Grazie a tutti, coraggio, aspetto i vostri commenti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sui nostri canali Twitch, Instagram e YouTube. Ciao! Walter, sto editando il video delle pagelle, ma come mai ci sono così tante sufficienze? C'hai ragione effettivamente, però ti dico, per me è male, hanno giocato Augello e Quaglia, è forse Jankto che però ha fatto il gol e nel primo tempo non è stato male, cioè io mi sono fatto, sì, forse mi sono lasciato più impressionare dal buon primo tempo che dal brutto secondo. Vabbè, la gente si incazzerà, dirà che cazzo e lo commenteranno in piena. È un'esca, è tutto studiato.